Prego. Un attimo, perché Marco, per la nuova stagione ho pensato di ringiovanire, di dare un tocco di fresco. A cosa? Alla sigla. Ah, la sigla? Sì. Sentiamo. Lo Zoo di 105 presenta... Ma dai Roberto. Pronto? La nuova rubrica del gran maestro della ghegheria. Dai Roberto, la troviamo una soluzione. Ma dai Roberto. Perché? Bella, devo ammettere. Bella. Non è più E Carlo. Non è più E Carlo, ma è Dai Roberto. Ma dai Roberto. Di cosa si parla? Guarda come ride Pippo. Mi manca già E Carlo. Scusi se glielo mi dispiace per We Carlo perché è stato un figlio a cui ho voluto bene, però ma dai Roberto è il futuro. Ma dai Roberto, io farei anche un pensaci Claudio più avanti, perché Claudio è notoriamente Claudio un nome da pirla. No. Mio padre e il mio socio si chiamano Claudio. Sono due pirla. No. Posso dare un po' di coccole al mio Pipino? Perché ti gratti il cazzo? No, gli do delle coccole che ieri ho detto male. Cioè? Hai detto che non studia. Beh, scusa. Perché in teoria il cazzo dovrebbe studiare. Che gli amici sono coglioni. Allora, pensato, siccome in questa epoca il tuo cazzo amici coglioni, due spero, non lo so, dipende. Allora, siccome in questa epoca di social network, che palle, ma figurati noi. Ma tu non prendi fiato quando parli, cazzo. Però che palle. Ah, devi lavorare di diaframma, maestro. Sì. Ok? Che non è un anticoncezionale. Il diaframma qua. È qua sotto. Ok. Allora, ho pensato di parlare un po' di filosofia. La filosofia che ha sempre aiutato l'uomo, no? Bravo. Tipo, se vai a dormire con un dito nel culo ti svegli che puzza. Esatto. Oggi parlerò di un grandissimo filosofo, Immanuel Kant. Immanuel Kant. Non tutti sanno che è il bisnonno di Clark Kant. No. Cominciamo malissimo. Sì, no, sì, infatti fu il primo della famiglia che provò a volare, ma non riuscendoci accantonò l'idea. Attenzione, Immanuel Kant ha inventato il tasto che quando lo schiacci si accende la luce. Cioè? Fu l'esponente più importante dell'illuminismo. L'illuminismo, ricordiamo, è stata davvero una svolta per l'umanità. Tu lo sai, Fabio. Certo. Pensate che la frase storica è: prima dell'illuminismo l'uomo prima si faceva il bidet e poi cacava. Non erano messi. Questa non so dove l'ha ricavata. Cioè, non erano proprio, capito? Cioè, ma c'è gente che si lava le mani prima di pisciare e poi se la lava. Non è che ti pisci in mano. No, capito. Questi si facevano il bidet e poi cagavano. Con questa, io non ho capito perché quando uno va a fare la pipì si deve lavare le mani. Te le lavi perché prima non vuoi sporcare lui, magari hai toccato maniglia, robe, e dopo. Ah, tu ti lavi le mani prima di andare a pisciare. Cioè, e anche dopo. Io me le lavo durante. Nel bidet. Allora, Kant nacque a Cantù. Non è vero, non è vero. Ma purtroppo non in ospedale, ma a Kant. A Kant. Dove c'era una macelleria e da qui che nasce uno degli aforismi più belli di sempre. Oh. Se la bistecca è andata al male, almeno fattela. Nella notte tutte le vacche sono nere. Cosa ne sai tu? Vabbè, ignorante. Ebbe un'infanzia molto triste perché i suoi genitori erano cantivi. Questa è proprio tirata per i capezzoli. Questa proprio sento un rumore delle ventose sui vetri. Però lo mettevano sempre in canstigo. No. Cioè, non poteva mettere cantiere, che era più. No, in cantina. Un attimo, indovinate dove lo mettevano? In cantina. Due battute gli hai rovinato, figlio di puttana. E lo tenevano al buio, da qui la grande intuizione filosofica che dice che al buio le donne sono tutte uguali. Comunque a noi il buco ci serve. Non è proprio così. Perché, scusa Marco? Ti posso dire che se una è figa anche al buio. Ma sì, ma a te comunque cosa ti interessa? Certo, però insomma, se c'ha otto pance le senti al buio. Vabbè, maestro. No, metti ma non entriamo nel dettaglio. Finisca. Kant aveva un problema, rompeva le palle a tutto il vicinato perché aveva inventato un aggeggio per fare casino. Cioè? Il Kant a tu. Fu il primo ad usare internet ed aveva anche l'account di Facebook. Sì, poi quando non funzionava faceva Ctrl Alt Kant.
canta, immagino. Bravo, bravo, la mamma ogni giorno gli preparava il riso alla cantonese, sì. Ma lui non piaceva e rideva la madre quando gli preparava. Perché? Lui non piaceva e da qui nacque il detto ridi ridi su sto cazzo, che è una delle grandi frasi filosofiche. Ma dov'è il canto? Biscotto preferito Cantuccio. Vabbè, cioè, così. Col Vincent. Finito? Oh madonna! Cosa? Ho preso quello sbagliato. No, ah, era tutta sbagliata. Vabbè, gira, un ma attimo. Va. Vabbè, allora la ma. Dai, risa dal campo, dai. Fammi vedere se c'era qualcos'altro bello che avevo scritto. Forse quella della fidanzata. Aspetta. Dov'è? Vabbè, è finito. Vabbè, ma un giorno la vita del filosofo cambiò perché arrivò l'amore. Si innamorò della sua vicina di casa, la classica ragazza della porta accanto. E vissero tutti felici e cantanti. Signori, signori. Purtroppo sbagliato. Prego, prego. Io vi dico solo prego. Vi dico prego, prego per avervi regalato tutto questa. Gratis. Tutto gratis. Tutto gratis. Eppure rompete i coglioni. Pensa che massa di figli delle puttane che siete. Ma io vi auguro veramente tanti grappoli di emorroidi. 18 anni che vi regaliamo battute gratis. Vi facciamo ridere 2 ore al giorno e non vi chiediamo un cazzo. Diglielo! Aia il braccio! Diglielo! Diglielo, sti ingrati di merda! Sì, diglielo. Vi regaliamo un cazzo. Godo che va in giro con l'appunto! Godo, stronzo! Bravo Marco, gliel'hai cantate! Ma signori, attenzione, perché in questa nuova stagione arrivano, come avevamo già previsto nella precedente, le nuove avventure di Gig Bobo d'acciaio.